Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vediamo come svuotare il contenitore della condensa dell'asciugatrice 1000. Se sull'asciugatrice avete sentito l'avviso acustico che avete visto a inizio del video, allora probabilmente avrete la necessità di andare a svuotare il contenitore della condensa dell'asciugatrice 1000. In questo video vado a fornirvi alcuni semplici consigli e vediamo insieme come farlo. Prima però vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti ogni giorno. Qua sotto in descrizione trovate il link al mio canale Telegram e al mio canale Instagram, dove andiamo a pubblicare le novità e i buoni sconto per acquistare online. Se la vostra asciugatrice 1000 sta suonando e sul monitor vedete accesa la spia che vedete in queste immagini, molto probabilmente il vostro problema sarà collegato al contenitore della condensa dell'acqua dell'asciugatrice. Infatti, quando andiamo a effettuare l'installazione di un'asciugatrice, possiamo scegliere due modalità di installazione. La prima modalità è quella di andare a collegare l'asciugatrice a una presa a muro in modo tale che possa scaricare tutta la condensa e andarla a far defluire come capita con la lavatrice. Mentre invece la seconda modalità, che è quella che ad esempio utilizziamo noi, è quella di andare a utilizzare il contenitore della condensa dell'asciugatrice stessa, quindi senza la necessità di doverla andare a collegare a un tubo esterno. Questo ci permette di andare a posizionare l'asciugatrice praticamente in qualsiasi stanza, perché avremo la necessità solamente di avere una presa elettrica. Però quando scegliamo questa modalità avremo la necessità di svuotare con costanza il contenitore in modo tale da evitare che l'asciugatrice vada a bloccarsi in modo automatico quando il contenitore sarà pieno. Una volta che individuate questo errore sull'asciugatrice, sentirete anche un avviso acustico sonoro che andrà a segnalarvi questa cosa. Per far terminare il segnale acustico sarà necessario andare a aprire lo sportello con l'asciugatrice accesa e andarlo a richiudere. In questo modo il segnale acustico terminerà e noi potremo procedere con lo svuotamento. Per svuotarlo è molto semplice, andiamo ad estrarre il serbatoio dall'asciugatrice, che come vediamo è bello pieno. L'unica accortezza che vi consiglio di tenere è quella di andarlo a inclinare leggermente, in questo modo l'acqua del serbatoio tenderà verso lo sportello e non avremo problemi, perché alla fine del serbatoio, come vediamo, è presente questa valvola che è aperta. Quindi se non teniamo saldamente il serbatoio e ci dovesse cadere, dovessimo inclinarlo in avanti, l'acqua potrà caderci per terra e allagare il bagno. E poi potremo tranquillamente andare a gettare via l'acqua buttandola all'interno del water. Quest'acqua è un'acqua decalcificata, quindi potrebbe essere utilizzata anche ad esempio all'interno di un ferro da stiro vapore, o potreste utilizzarla all'interno di un umidificatore, ma in questo caso il consiglio è quello magari di andarla a filtrare con un colino a maglie fini, oppure utilizzare un filtro di carta da caffè, che vi permetterà di andare a togliere tutte quelle piccole particelle di pulviscolo che magari sono presenti all'interno dell'acqua e potrebbero rovinare i vostri dispositivi. Quando andiamo a togliere il cassettino della condensa d'acqua, dobbiamo sempre controllare che lo sportello dell'asciugatrice sia ben chiuso, perché altrimenti potrebbero toccarsi tra di loro e rovinarsi. Una volta che abbiamo quindi svuotato il serbatoio, andremo a riporlo all'interno della nostra asciugatrice e potremo riutilizzare la nostra asciugatrice senza più la presenza dell'errore nel nostro monitor. E quindi buona abitudine per evitare di ricevere questa segnalazione di andare a svuotare il serbatoio magari prima di iniziare i cicli di asciugatura, o volendo magari quando abbiamo finito uno o due cicli di asciugatura, in modo tale da essere sicuri di lasciare sempre il serbatoio libero e pronto per il prossimo ciclo di asciugatura. Se avete delle domande, come al solito potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Qua trovate anche il link alla playlist dedicata agli elettrodomestici, in cui trovate altri video dedicati all'asciugatrice e alla lavatrice 1000. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, cliccando sulla campanella qua sotto per non perdere notifica a tutti i prossimi video che andiamo a pubblicare sull'asciugatrice e la lavatrice 1000, ma non solo. Per questo video con l'asciugatrice 1000 è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!